Celebrare la festa della Repubblica, ricordando chi si è battuto affinché il popolo fosse sovrano, senza dimenticare chi è morto per mano della camorra. Un mix di ingredienti forti, quelli utilizzati ieri a Casal di Principe in piazza Vittorio Emanuele, dove c'è stata anche la chiusura del progetto La Costituzione non solo carta, e dove è intervenuto anche il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che ha sottolineato come sia tangibile la voglia di riscatto del paese. Perché vedo la rinascita di questa città, vedo la voglia di riscatto dei cittadini di Casale. Lo dissi qualche anno fa partecipando a una festa della polizia qui a Casale, auspicai questo rinascita, questo riscatto e vedo che si sta realizzando. Quindi sono particolarmente felice di essere qui. Questa targa, che è una bellissima idea del sindaco e della giunta, riporta nomi a me anche noti. Penso a Franco Imposimato, penso a Domenico Noviello, penso naturalmente a Roberto Mancini e altri meno noti, ma ugualmente da onorare come vittime innocenti della mafia. L'importanza di ricordare il passato e la storia di un popolo è stata sottolineata anche dal sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, che ha letto un rapporto dei carabinieri del 1973, dove si ricordava la morte di Francesco Aversano, un bambino di 9 anni colpito durante una sparatoria tra malviventi proprio a Casal di Principe. Ecco, noi questo non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo mai dimenticarlo. Bambino di 9 anni, oggi sarebbe una persona grande qui con noi. È stata distrutta la sua vita, la vita della sua famiglia, perché c'è stata gente qui che ha pensato che potevi imporre il proprio volere attraverso l'uso delle armi, della violenza. Noi questo non lo dobbiamo più consentire, mai più, mai più, mai più.